Stiamo cercando di comprendere come le varie categorie economiche e produttive stanno vivendo le ristrettezze imposte dalle norme anti-Covid. Per carità, il Covid c'è, è innegabile, tanti morti, tanta sofferenza, però non vorremmo che tra le varie categorie di imprenditori, di lavoratori, ci, fossero, ci fosse un sistema di come dire, figli e figliastri, è il caso per esempio della categoria benessere, penso ai parrucchieri, eh, ai centri eh, di estetica, gli estetisti, eh, le estetiste, centri di bellezza, eh, di benessere, eh, i tatuatori, piercing, insomma queste, categori, questa, queste categorie vengono additate vietando loro ogni tipo di attività, quasi fossero degli untori. E allora siamo qui a Taranto presso i viennesi del maestro artigiano Ivano Mignogna che è una istituzione a Taranto nel suo settore ed è il responsabile appunto della categoria del benessere di eh, Casa Artigiani eh, Taranto. E allora dicevo Mignogna figli e figliastri, figli di un Dio minore Purtroppo, sì, questa è una cosa che noi evidenziamo, proprio stiamo vivendo sulla nostra pelle questo tipo di trattamento che ci fa sentire proprio figli e figli. Emarginati. Emarginati. Quindi, eh, questo è quello che è accaduto da un anno, da quando lo stato d'emergenza a gennaio del 2020 è stato decretato. Dire noi ci siamo subito, come casa artigiani, proposti come interlocutori portando non solo protesta ma soprattutto progetti e idee di come gestire queste situazioni. Abbiamo lavorato molto nel uh, protocollo proprio per far riaprire i, i saloni e ci siamo dati delle regole che in buona parte già avevamo già come cultura professionale abbiamo ampliato con, que, con qualche altra cosa in più. Sicuramente i luoghi uh, dei nostri centri non sono stati focolai per uh, il problema maggiore è uh, tutto l'esterno di come è stato gestito l'interno. Basti pensare ai trasporti per esempio, no? che è il veicolo maggiore. Certo. E per quello che riguarda noi come categoria c'è anche un punto nero che noi da tempo abbiamo messo in evidenza, da prima del Covid, che è l'abusivismo per cui le persone che entrano ed escono dalle case sono diventate proprio veicoli di vettori. vettori dalle... ecco, la rabbia maggiore è che voi per adeguarvi alle prescrizioni anti-Covid avete investito in termini di sicurezza tutte quelle strumentazioni idonee a garantire la sicurezza poi di punto in bianco si dice qui finisce il gioco, voi non lavorate più bloccati. Cioè la situazione che si è vissuta un anno fa a marzo Pari pari la stiamo rivivendo a distanza di 12 mesi. Evidentemente è il governo precedente e questo non hanno una visione come dire, di programmazione, di studio del settore, perché uno non ci sono stati focolai, pres, mai focolai presso le varie vostre varie attività. E poi voi avevate ottemperato proprio a quelle precise richieste che vi erano state eh, imposte. Quindi il problema non, non si doveva porre. Non si deve apporre, però c'è anche una, una nota da dover dire che da un anno noi viviamo con un tono basso rispetto a quelle che sono le nostre diciamo, capacità produttive, per cui eh, lo stato di emergenza ha creato nelle persone un'allerta e una paura. Le psicosi proprio. Sì, quindi le attività comunque hanno lavorato anche in questo periodo in maniera contratta. C'è anche da dire che il problema crisi era un problema che veniva già prima e noi come casa artigiani lo stavamo già affrontando e analizzando. Pertanto la crisi c'era già prima, il Covid è stato un acceleratore, una lente di ingrandimento che ha fatto uh, come dire, uh, fuono, esplodere. esplodere tutte le fragilità che i nostri comparti anno. Naturalmente la cattiva gestione dello stato d'emergenza influisce maggiormente su, su di noi. Il pericolo è che nelle, nel prossimo futuro, eh, il pericolo è che molte attività non ce la faranno a riaprire, non ce la faranno a rimettersi in corsa, perché poi, come dicevi tu prima inizialmente, figli e figliastri, noi con le attività siamo ferme, ma tutti i costi sono sempre in il movimento per cui non si è fermato nulla c'è il fitto da pagare c'è comunque l'energia elettrica seppure ridotta e poi dietro a voi dietro all'imprenditore ci sono i dipendenti e dietro i dipendenti ci sono le famiglie e nelle famiglie ci sono mogli, mariti e bambini cioè consideriamo anche questo i ristori quando ar arrivano in ritardo le casse sono o anche il sistema usato da, studiato da Draghi vi penalizza molto eh, le casse integrazioni arrivano con ritardo, insomma, non siamo come in Germania dove si dice chiudiamo tutto, però poi i ristori sono consistenti. Qui chiudiamo tutto e, e il contraltare è fate la fame. Questo purtroppo riguarda. Esattamente il quadro e la sfera Italia. Cioè in Italia si gestisce Paese così. Italia. Paese Italia, quindi si gestisce così. Tutti, tutte le categorie hanno da rivendicare qualcosa. Ma ripeto, ma questo uh, handicap noi l'avevamo già prima, quindi poi si è aggiunto il Covid, si può immaginare se non siamo in grado di poter gestire in tempi di pace. Provate a immaginare con uh, uno stato di emergenza come diventa tutto più. Complesso e complicato. Noi di Casa Artigiani, però, abbiamo da tempo assunto una posizione eh, molto chiara, nel senso che la rabbia la stiamo trasformando in idee, in progetti. Pertanto, io per prima, per quello che riguarda il mio comparto, voglio dire, eh, sto iniziando delle azioni, ho iniziato delle azioni. Il primo punto è quello del dialogo con altre sigle in modo tale da essere unitari altre organizzazioni di categoria. organizzazioni di categoria perché chi porta l'interesse dei parrucchieri, delle estetiste, dei tatuatori, dei, del piercing, voglio dire deve essere una voce unica. Noi dobbiamo trovare un'intesa su alcuni punti che vanno dal valore artigiano perché se esiste nella nostra costituzione il valore politico, il valore dello sport esiste anche il valore artigiano che però non si capisce per quale motivo, motivo non è come dire, attuato. Pertanto su questo aspetto noi dobbiamo fare anche una differenza: che siamo artigiani che lavorano sul, sulle persone, servizi alle persone, per cui abbiamo argomenti da poter chiedere una riduzione dell'IVA perché tutte le attività che vanno incontro alle esigenze delle persone dire, hanno un'IVA eh, differente. Abbiamo messo sul tavolo anche un discorso sulla formazione che deve essere cambiata, perché i tempi sono cambiati, un tempo il parrucchiere era visto solo come un lusso, oggi il parrucchiere è un'esigenza, un benessere e un lusso, quindi risponde a tre requisiti, a tre richieste, diciamo, tre esigenze. Per cui il servizio alla persona è qualcosa di molto concreto e, e importante. La formazione che deve seguire perché la formazione fatta male ha generato fino adesso un incredibile numero di abusivi. Gli abusivi che nel fattispecie nostro, non nell'artigianato, perché uno se fa il falegname, il suo concorrente, il suo collaboratore o il... L'abusivo non può raggiungere l'imprenditore in questo caso perché deve spendere dei soldi per i macchinari. Nell'ambito nostro, come dell'estetista, del parrucchiere, eccetera, basta veramente poco, bastano 100 euro per, per crearsi l'attrezzatura per. Per cui voglio dire, siamo fragili sotto certi aspetti. E allora noi da questa fragilità dobbiamo uscire, dobbiamo portare e porteremo queste proposte sui tavoli che contano, in modo tale da avere delle garanzie a tutela di una professione che è necessaria nella nostra società. Noi abbiamo contribuito, visto che è un periodo in cui si parla di igiene in modo particolare, cioè i parrucchieri da sempre, come gli estetisti hanno dato il loro grosso contributo al miglioramento della società. Per cui sono state completamente depennate delle, eh, diciamo degli estetismi che prima nella società erano molto concreti, oltre al fatto che abbiamo oh, contribuito alla bellezza di una società, quindi a tutto questo. E meritiamo come artigiani un'attenzione un particolare. Però sappiamo che questa attenzione non ci verrà data direttamente dall'istituzione. è compito nostro andarcela a prendere. È compito nostro e quindi io come responsabile di categoria il grande lavoro che sto facendo è un lavoro fatto forse in maniera più silenziosa, ma è un lavoro che vorrà cambiare le regole del gioco. Altri punti che abbiamo messo uh, sul tavolo sono uh, il, il nostro comparto che guarda il futuro. Quindi, in questo futuro che è già presente noi proponiamo il core working, proponiamo la rete d'impresa e poi uh, Poniamo anche una questione sulla rivendita dei prodotti eh, professionali, perché c'è qualche anomalia che eh, non va bene e che quindi agevola il lavoro o del fai da te o dell'abusivismo con i prodotti professionali. Questo è un altro argomento che noi abbiamo messo sul tavolo.